Adesso è in luce. E qua là, solo le balle. Potresti anche cantarmi una ninna nanna, eh? Se ti metti. Stai abbioccando? Mi sto rilassando. Ecco, allora va bene. Finché la cliente si rilassa. Ma che non voglio per il mio rilasso. Ah, io devo farmi toccare i capelli, qua non mi truccano. Ma Vittorio ha sempre questo effetto. Soporifero. Noto uno sfondo sarcastico in questa. Diciamo che Ma perché sai, con l'età capita, eh? è una questione di fiducia in questo caso, caro il mio buon cielo. Non c'è altro motivo, diciamo così. Per il resto Io ho proprio fatto una domanda innocente di e innocente tu in te non c'è immediatamente nulla, e guarda. tu immediatamente l'hai girata su. Io l'ho girata, sì. Come se la mia domanda fosse stata sardonica. Molto. Sardonica e anche Sardella, guarda. Ecco, Poi sono appena tornati dalla Sardegna, quindi quindi siamo stati in Sardogna. la prossima volta mette le luci come il Dio comanda. Sono veramente qui, c'è una. Non so da più da che parte mettermi per non sparare. Lui è giro armato, lui dove va spara. Quindi capite che quando sono da solo, che ci sono i controluce e cose varie, è che mi devo arrabattare con quello che Non è che devi arrabattare ancora quello che c'è, devi preventivare l'impiego di luci e quindi devi. c'è. E Non posizionare la puoi mettere camera. 450 luci che sparano e basta, e poi un povero Cristo lo pretendi anche che faccia il filmato. Allora ragazzi, Fermo lì che le faccio un primo piano mettete perché. mano al portafoglio, andiamo in una location adatta, Ma no, apro ma lo ti studio porto, basta che tu me lo fotografico. dica, porto io una lampada di quelli da. Lui abitando da quelle parti, se poi sentite che a San Siro hanno portato via un pilone con le luci, ecco, da San Siro sappiamo Ah, che l'importante è che tu abbia 8 kW sul contatore. è già lì, andiamo male. Non ci sono, suppongo, gli otto. Perché il gruppo elettrogeno non ce l'ho da portarti giù. No, ma anche per te quando lavori, Vittorio. Allora, io ero abituato. Piazza anche un neon qui in alto, cioè da qualche parte è sparato su in alto. Adesso ci sono anche luce calda, se vuoi. O freddo o calda, scegli tu. Ma Io ero un abituato quando facevamo ancora, che LED. eravamo organizzati in Un modo LED. Non ha ombra diverso. sotto le mani. C'è un Io ho cuscino di neon applicato. il mio specchio da lavoro che è in garage, e quella con tutte le lucine attorno da Ma truccatore. ce l'avevi? E sì, è in garage perché qua non riusciamo a piazzarlo. Andiamo in garage. A fare come location, la prossima volta lavoreremo nel garage in mezzo alla mia bici, alla mountain bike, a qualche mobile di amica che ci ha lasciato qua. Poi, l'altra volta eravamo dalla buona Carmen, che essendo un negozio aveva luci un po' più adeguate. Diffuse, Vabbè lì ragazzi, era l'ottima. È ancora in attività?
Sì, ancora in attività. Temo prima o poi di passarmi davanti e di vedere una scritta cinese, perché ormai sono quasi tutti i negozi, bar, parrucchieri stanno diventando cinesi, cambiando nazionalità. Per ora resiste e regge la buona Carmen, che se per caso vede il video, ciao Carmen, posso prendermi un caffè? Ci prendiamo un caffè appena riusciamo. Ok, in modo da avere un ciuffo lavorato dall'onda. Così, adesso andiamo a rifinire le ultime cose. Però finisci di lì e io sono di qui, ferma lì. No, stavo solo rifinendo il bordino. Allora, adesso siamo nel 2017, ma questi tagli qua, noi, li facevamo già quando ero in Accademia dei Vidal Sassoon a Londra nei mitici anni 80. Quindi non è che si inventa nulla, è stato fatto, è un corso e ricorso della storia. Le mode si susseguono. Abbiamo un novello Machiavelli, vedi? Machiavelli della forbice. Però nulla di nuovo all'orizzonte, stiamo solo riprendendo, girandolo in base alle occasioni, come ci gira in base al personaggio, al cliente, alle esigenze, alle voglie, agli umori del momento. Io dico Sabri, che... non russare, per favore. Io dico che i tagli corti devono essere fatti a livello umorale, cioè quando uno proprio se li sente, che l'umore, che la situazione lo porta, se sono forzature. Quindi il fatto che noi non abbiamo più fatto video per 6 mesi, un anno, quant'è, è che non c'era anche l'umoralità giusta, cioè non c'era la voglia, è inutile fare delle cose. C'era la congiunzione astrale opportuna. Sì, non ci va qualcosa che ci fa arrivare a voler i capelli corti. Capello bianco, via. Allora, diciamo, sei ancora viva? Stai dormendo? No, più che altro ci servirebbe un paio di caffè, credo. C'è il caffè, la macchinetta del caffè è già calda. Ma lei? Sì, adesso ci sarà una flebo di caffè. Mi sembra leggermente catatonica. Ho messo la tisana di zenzero. Che ormai ci sarà neanche più la pentola, suppongo. Francesca, vuoi chiudere? Vuoi spegnere la tisana? C'è una tisana che forse sta bruciando la cucina. È già spenta, bene. Perché noi andiamo di tisana di zenzero, no? Ah, ecco. Siamo molto zenzerati. Beh, la pulizia posso anche evitarla.